Il rettore Vega, chi ben inizia a metà dell'opera, questo 2015 è iniziato in via dei modi con la vittoria col mandamento, è una vittoria che ci voleva anche per cancellare la sconfitta del Genoa e al Sassa vicino anno. E certo, una vittoria che è servita soprattutto al nostro morale, al morale dei giocatori del mister che ha anche segnato. Quindi è tornato a essere giocatore, vediamo che ha dichiarato dopo il via al Sasso che aveva deciso di essere solo ed esclusivamente allenatore, poi neanche 15 giorni dopo l'hanno ritrovato come match winner, quindi è stata una scelta anche concordata con la società quella di farlo ritornare a essere anche uno del campo, cioè un giocatore. Guarda, io quando ho contattato Tony la prima volta è stata soprattutto come giocatore, sono molto sincero, però lui mi ha proposto di essere l'allenatore della squadra, io sono stato ancora più contento, conoscendo le sue qualità di giocatore. E sì, diciamo con la società è stato un accordo con la società, ma noi abbiamo anche bisogno di lui, perché lui è un grande giocatore, oltre che un grande allenatore, secondo me ha un grande futuro, non lo dico perché è l'allenatore della mia squadra, anzi, spero che arriverà a grandi traguardi, però lui ha ancora qualità da esprimere perché è giovane, non ha 50 anni, quindi quando ci può dare una mano, secondo me è sempre importante, anche perché non che questo per lui fa differente, diciamo che tanto dalle esecutive, è un top player quando giocava in promozioni, eccellenza, quindi in seconda categoria è un giocatore troppo importante per non vederlo, ecco, almeno in situazioni come che si è creato sabato scorso, sul 1-1, quando la partita bisogna. Non ti chiedo, forse con Real Sassa è stato un azzardo, forse se Tony entrava negli ultimi 14-15 minuti voleva andare diversamente ai tempi, hai qualche rimpianto? No, il rimpianto è stato non giocarcela al 100%, anche se io nella nostra prima intervista non critico mai l'arbitraggio, però secondo me è stato il metodo con l'arbitraggio, nonostante noi abbiamo avuto un'espulsione a favore, penso che non sia stato adeguato per una partita del genere, perché comunque, a parte questo, senza fare polemiche, il Sasso ha meritato la vittoria, ovviamente, perché chi vince merita sempre. E poi, vabbè, spero, il rimpianto non c'è, perché noi abbiamo, in quella partita, da principalmente il mister, poi abbiamo deciso di dare la responsabilità ai giocatori, perché quella è la cosa giusta, quello che ci vuole. Quindi loro si sono presi la responsabilità, spero che al ritorno il risultato sarà sicuramente diverso. Spero non come è l'andata, spero il risultato è inverso, perché noi giochiamo con i casi in quel caso. Quindi, come mercato invece, direttore, c'è stato il mercato, hai fatto degli ottimi acquisti, è soddisfatto di chi è arrivato e dei movimenti di mercato della squadra? Allora, i nostri nuovi acquisti sono stati sia Di Lago sia Trocchia, Raffaele, sempre dal Cimitile, dall'altra squadra di Cimitile, della prima categoria gioca. Quindi Di Lago dal Cimitile, sì, sì, certo, non ricordavo i nomi. Penso che, vabbè, Raffaele Trocchia, anche lui un buon giocatore, ci sta dando già una mano, già sta giocando anche lui già ha giocato titolare comunque le due partite su tre. Di Lauro dobbiamo molto su di lui, è un talento che ci può dare una grande mano. Abbiamo insistito per averlo, lui ha insistito per venire, per giocarsela. È stato quindi un matrimonio fatto, come un matrimonio. Sì. Sono durano quelli là che si fanno in due con passione. Diciamo, lo spero, anche perché noi siamo una società giovane, lui è giovane e possiamo crescere insieme. Ovviamente lui è anche di Cimitile, quindi può essere anche una bandiera del suo paese, però noi siamo qui disponibili a tenerlo con noi. E poi, ti ripeto, poi si vedrà con il passare del campionato come andrà a finire, se andremo ai playoff, se sarà un campionato tranquillo. L'ultima domanda di tutto, mi pare proprio su questo, il mistero qualche settimana fa siamo un po' sbilanciati. Ormai è iniziato il campionato, abbiamo visto un po' la nostra forza, ci siamo resi conto che questi possono essere il nostro obiettivo, come per forci un obiettivo. È l'obiettivo anche della società, nel senso che i playoff, dopo aver lodato un pochettino, dopo aver fatto esperienze, ricordiamo che siamo una squadra neonata, i playoff sono l'obiettivo, possiamo dichiararlo. Sì, lo dichiariamo, anche perché dopo 7 partite che abbiamo giocato, comunque abbiamo visto anche sinceramente le altre squadre, il livello è abbastanza
alto, almeno nelle squadre, dei primi posti. Noi ce la giochiamo, siamo lì, quindi a questo punto ce la giochiamo, perché il campionato non dura 40 partite, quindi ne mancano 16-17, abbiamo giocato con quasi tutte le squadre, quindi noi ce la giochiamo, e poi a questo punto noi non ci costa niente. L'ultima prolungazione, se domani si vince con Casa Marciano, l'obiettivo può essere anche il secondo di mano. No, ci sentiamo domani dopo la partita. Sentiamoci domani dopo la partita. Scherzando. No, penso che l'obiettivo rimarranno i playoff, il campionato. Penso che non sia la nostra portata, ancora non sia la nostra portata, perché siamo una squadra proprio giovane, e quindi noi puntiamo ai playoff, che è l'obiettivo massimo per questa stagione. Poi se succede qualcosa sicuramente ce lo prendiamo, ma è molto difficile, quindi calma, con i piedi per terra. Va benissimo così, ringraziamo il direttore Vega e in bocca al lupo per domani. Crepi, a domani.